Contro psoriasi, dermatiti e macchie della pelle, bava di lumaca pura al 100%, un miracolo della natura. È coordinata dalla Procura di Brescia l'operazione Via Lattea condotto dal NAS di Cremona in decine di allevamenti in tutta Italia. Ai bovini da latte venivano somministrati con la complicità di veterinari e funzionari farmaci in grado di aumentare la produzione di latte. Denunciate 26 persone, sequestrati alcuni allevamenti. Un imprenditore cinese già segnalato nei mesi scorsi alla Procura di Varese per vendite di capi di abbigliamento griffati con marchi falsi è finito ancora al centro delle indagini della Guardia di Finanza di Gaggiolo. Avrebbe infatti emesso fatture false per oltre mezzo milione di euro, sequestrati beni mobili e quote societarie per 200.000 euro. Ancora un sequestro di denaro al valico di Como Brogeda. Finanzieri e doganieri hanno bloccato un cittadino ucraino che stava entrando in Svizzera con 152.000 euro non dichiarati. Metà della somma gli è stata sequestrata in attesa della sanzione pecuniaria. La Guardia di Finanza di Malpensa ha sequestrato 3 chili di cocaina purissima. Era nascosta all'interno di 2 noci di cocco. In manette è finito un marocchino proveniente dalla Colombia. La droga avrebbe fruttato non meno di 600.000 euro. La Guardia di Finanza di Lecco ha sequestrato 2 Ferrari nella disponibilità di un imprenditore locale. Con una società di comodo dislocata in Gran Bretagna, avrebbe evaso imposte emettendo fatture per operazioni inesistenti. L'uomo è stato denunciato alla procura. Giornata di festa per le Pleiadi, la cooperativa sociale che a Lodi si occupa di trovare un'occupazione a ragazzi e giovani con varie disabilità, ha inaugurato la sua nuova sede. In via Lodi Vecchio, ad un passo dalla moschea, hanno trovato posto i locali che d'ora in poi faranno da punto di riferimento per i volontari che seguono i ragazzi delle Pleiadi. È stato individuato e bloccato dalla Guardia di Finanza di Cremona il latitante albanese condannato per vari reati dal Tribunale di Alessandria. L'uomo è stato condotto in carcere a Bergamo, dove è a disposizione dei magistrati piemontesi. La Guardia di Finanza ha sequestrato a Casalmaggiore 9 computer utilizzati per il gioco d'azzardo via internet. Si trovavano in un circolo privato assieme a 2 slot machine. Il presidente ed il gestore del circolo sono stati denunciati alla Procura di Cremona per l'utilizzo illegale di queste apparecchiature.